Per sostenere l'economia locale di Civitavecchia puntiamo al riuso nella logistica, lo afferma l'amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo, che ha parlato del presente e del futuro di TVN. L'attesa presentazione del piano strategico di Enel per il triennio 2024-2026 non ha portato le novità che in tanti attendevano. Per TVN adesso è corsa contro il tempo. Il progetto di restyling del mercato non convince e c'è anche scetticismo sulla sua effettiva realizzazione. Dopo gli amici del mercato, a parlare stavolta sono gli operatori iscritti a Confcommercio. Domani mattina ci sarà la camminata solidale organizzata dall'amministrazione comunale in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, partenza alle 9 dal Tribunale. Un'esperienza davvero da sogno è quella che hanno vissuto le due atlete della SG, Naomi Pazzon e Sofia Brocchi, che hanno partecipato al prestigioso torneo di Combs-la-Ville in Francia. Ancora buonasera dal nostro telegiornale. Più 2025 che 2027. Si avvicina la data di scadenza per la centrale Enel di Torre Valdalica Nord. Nel suo intervento alla presentazione del piano strategico triennale, l'amministratore delegato di Enel ha chiarito che la cosiddetta carbon exit, tranne che per l'impianto del Sulcis in Sardegna, dovrebbe arrivare nell'arco di un paio di anni. Per Civitavecchia l'amministratore delegato di Enel ha parlato di batterie di accumulo e di logistica. Il servizio. Per sostenere l'economia locale di Civitavecchia puntiamo al riuso nella logistica. L'amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato del presente e del futuro dell'impianto di Torre Valdaliga Nord nella conferenza stampa durante la quale ha illustrato il piano strategico per il triennio 2024-2026 della SPA Energetica ed ha ulteriormente spiegato quello che sarà il futuro delle centrali a carbone. Confermiamo, ha affermato, la chiusura degli impianti alimentati a carbone in Italia nel 2025, tranne quella del Sulcis, dove esiste un problema, ma ovviamente ci adeguiamo a quelle che saranno le decisioni del governo e delle autority. L'amministratore delegato di Enel ha poi sottolineato che alla luce delle conseguenze della guerra in Ucraina e dello stop alle forniture di gas russo, se nell'ultimo anno fosse mancato l'apporto delle centrali a carbone in Italia, sarebbe andato in crisi l'intero sistema. Ma ha ulteriormente ribadito, non è una responsabilità di Enel decidere sul versante dell'approvvigionamento degli impianti. Durante la conferenza stampa, rispondendo alle domande di tantissimi giornalisti di testate nazionali ed internazionali presenti, Cattaneo ha poi escluso per la centrale di Civitavecchia la trasformazione a gas ed ha affermato che per valorizzare il sito e sostenere l'economia locale si punta al riuso nella logistica. Torna quindi prepotentemente d'attualità il discorso relativo al ruolo di Enel Logistics, che nei mesi scorsi aveva già iniziato a muoversi concretamente, acquisendo spazi all'interno dell'interporto gestito da Civitavecchia Fruit and Forest Terminal e stava cercando, a quanto sembra, con non poche difficoltà, ulteriori aree nella zona servizi produttivi. La conferma che l'uscita definitiva dal carbone potrebbe arrivare nel giro di un paio di anni, arrivata ieri con l'intervento dell'amministratore delegato di Enel, non può che determinare una violenta accelerazione nei programmi alternativi necessari al mantenimento e magari all'incremento degli attuali livelli occupazionali. Al momento però di concreto non c'è molto, i particolari nel servizio. E adesso è davvero una corsa contro il tempo. L'attesa presentazione del piano strategico di Enel per il triennio 2024-2026 non ha portato le novità che in tanti a livello istituzionale e politico attendevano. L'amministratore delegato della SPA Energetica, Flavio Cattaneo, riguardo il futuro di Torre Valdaliga Nord, non ha fatto altro che ribadire quanto il vecchio management di Enel aveva apparecchiato da tempo, ovvero che l'azienda potrà investire su Civitavecchia nell'ulteriore potenziamento delle aree con batterie di accumulo e sulla logistica. La produzione di energia, almeno intesa in senso tradizionale e che per 70 anni è stato un elemento cardine dell'economia cittadina, in pochissimo tempo è destinata a sparire, a meno che non si decida di mantenere un gruppo di Torre Nord da poter utilizzare nei casi di emergenza energetica. Emergenza energetica che, come ha sottolineato il dottor Cattaneo, è stata fronteggiata lo scorso anno grazie al carbone e che è destinata comunque a finire sia perché nel frattempo sono state trovate alternative al gas russo e sia per i venti di pace che nelle ultime ore hanno iniziato a spirare sul fronte della guerra in Ucraina.
Quindi l'uscita dal carbone per quanto riguarda Torre Nord potrebbe arrivare ben prima del 2027, data che peraltro l'amministratore delegato di Enel ieri ha fissato per la sola centrale del Sulcis. E di concreto per il momento, a parte il possibile sviluppo delle attività legate alla logistica, c'è ben poco per dare risposte occupazionali ad un indotto che vive la situazione col fiato sospeso e alle decine di ragazzi che, come avviene da decenni, si diplomano ogni anno nelle scuole superiori cittadine incaricate di formare addetti da impiegare nel settore metalmeccanico. L'unica alternativa reale con possibilità di sviluppo è quella legata all'eolico offshore, che prosegue il suo iter autonomamente e che potrebbe diventare davvero appetibile se fosse accompagnata dalla creazione di un hub dove costruire e assemblare i pezzi destinati all'impianto vero e proprio, per il quale è stato fissato un investimento privato di oltre 2 miliardi di euro. Lo sviluppo dell'attività è legato alla realizzazione della famosa darsena a grandi masse, per la quale si è nella fase progettuale, ma dove non ci sono finanziamenti pubblici, a parte i 50 milioni di euro stanziati dalla vecchia amministrazione regionale, strombazzati a più riprese lo scorso anno e che dovrebbero essere in qualche capitolo di bilancio della Pisana. Rappresenterebbero un buon propellente in attesa di quanto dovrà poi stanziare il governo, che non può certo lasciare a bagnomaria sul piano economico e occupazionale realtà come Civitavecchia, che tanto hanno dato al paese sul versante dell'approvvigionamento energetico. Intanto però escano finalmente fuori i 50 milioni di euro della regione. Si è chiusa definitivamente la vicenda processuale che vedeva coinvolta l'ex segretario generale dell'autorità portuale di Civitavecchia, Roberta Macì, che era stata raggiunta da due denunce per calunnia presentate rispettivamente da Angelo e Iuri Pierotti. Dopo la prima assoluzione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, dottoressa Patrizia Petti, relativamente alla denuncia presentata da Angelo Pierotti, ieri il giudice Matteo Ferrante ha nuovamente assolto l'ex segretaria generale di Moro Vespucci perché il fatto non sussiste in merito alla denuncia che era stata presentata da Iuri Pierotti. In entrambi i giudizi i denuncianti si erano costituiti parte civile ed erano rappresentati dall'avvocato Alessio Fabi. Soddisfatto l'avvocato Lorenzo Mareu, che ha difeso Macì in entrambi i giudizi, nel corso dei quali il Tribunale di Civitavecchia ha pienamente accolto le sue tesi difensive. Quattro cittadini rumeni sono stati indagati in stato di libertà perché sorpresi dai carabinieri in possesso di arnesi da scasso. I quattro sono stati fermati per un normale controllo da una pattuglia dei militari mentre viaggiavano a bordo di un'autovettura. Durante il controllo, all'interno dell'auto, successivamente sequestrata, sono stati rinvenuti gli arnesi utili allo scasso. Per i quattro rumeni, che avevano precedenti penali, è quindi scattata la denuncia a piede libero. I funzionari dell'ufficio delle dogane di Civitavecchia, reparto gestione reperti, hanno concluso un'intensa attività di ricognizione dei provvedimenti di confisca e distruzione dei tabacchi autorizzati dall'autorità giudiziaria e amministrativa, mirata allo smaltimento di circa 9.500 kg di tabacchi lavorati esteri. La merce, trasportata presso un impianto autorizzato per lo smaltimento finale, scortata dal personale della Guardia di Finanza, è stata distrutta sotto la costante sorveglianza dell'autorità doganale. Cambiamo argomento, lasciamo la cronaca. Il progetto definitivo di restyling del mercato continua a far discutere. Dopo il comunicato della neonata associazione Amici del Mercato ad esternare il proprio pensiero sono gli operatori iscritti con Confcommercio. Da una parte la richiesta di un incontro al comune per essere coinvolti in un'occasione di riqualificazione richiesta ormai da anni, dall'altra lo scetticismo su un progetto che secondo alcuni non sarà realizzato e che è utile solamente per la campagna elettorale. L'intervista. Si è parlato con l'associazione Amici del Mercato del progetto che riguarda il restyling di Piazza Regina Margherita. Voi operatori che siete sotto Confcommercio, cosa chiedete per quanto riguarda appunto questo progetto che ovviamente interessa anche voi? Assolutamente sì, parto dal presupposto che si crea un consorzio, per carità, del mercato no, è tutto lecito, ma visto e considerato che siamo 220 attività, la maggior parte sono della commercio, ci farebbe piacere che chiaramente a questo restyling ci chiami lo stesso sindaco senza
tra virgolette, ascoltare solo 8 persone che hanno la loro valenza e basta, e sapere di come si trasforma questo lavoro, questo progetto, perché credo che sia una cosa più lecita, e chiediamo un incontro col sindaco per spiegare anche a noi, al 90% del mercato, cosa stanno facendo. Yuri Mezzana, un incontro c'è già stato con l'associazione di cui voi non fate parte. Ecco, il timore è quello che poi si prendano decisioni riguardo appunto questo progetto che riguarda il mercato e del quale fino ad ora non siete stati coinvolti. Certo, è importante che se fanno qualcosa di informare anche noi, che siamo il motore portante del mercato, cioè ci sono attività che sono più di 100 anni che stanno qua, non è che 8 persone possono decidere per noi. Detto questo, da quello che mi hanno detto, alla fine è la solita presa in giro comunale che hanno fatto fino a questo momento, hanno portato il solito progetto in campagna elettorale, sembra che sia soltanto fumo negli occhi come al solito. Voi siete stati dietro alla questione del mercato dall'inizio anche di questa amministrazione, insomma da anni, perché sono tanti i problemi che ancora devono essere risolti. Allora, guarda, in 4 anni e mezzo abbondanti abbiamo parlato col sindaco spiegandogli i problemi più veloci da sistemare, e abbiamo ricevuto soltanto chiacchiere e basta, non ha fatto completamente nulla. Mi dispiace dirlo, perché poi è una bravissima persona, però a noi ci servono i fatti, ci servono. E adesso all'improvviso vogliono fare chissà che cosa, ma avranno avuto tempo, penso, per fare qualcosina. Non è che ce l'abbiamo col sindaco, noi siamo sempre di buon auspicio, speriamo sempre che veramente, sperando che prima della campagna elettorale, sperando che si faccia veramente qualcosa di concreto e efficiente, tra cui questo progetto che devono presentare. Noi non ce l'abbiamo con nessuno, ma questo discorso vale per il sindaco come può valere per 100.000 altri sindaci. Noi non ce l'abbiamo col sindaco, però sembra che lui ce l'abbia con noi, perché non può essere in 4 anni e mezzo tu non hai fatto nulla. Hanno messo un cartello di divieto dopo 4 anni e mezzo che lo chiediamo, insomma, vogliamo qualcosa di forte, di concreto. L'occasione del restyling ovviamente rappresenta la chance per risolvere esattamente l'occasione del mercato rappresenta la chance per cercare di risolvere i problemi, anche perché a tutto c'è il rimedio tranne che la morte. È iniziato l'iter in Commissione Mobilità e Trasporti della proposta di legge Lazio Strade Sicure, che mira ad aumentare i livelli di sicurezza rispetto a un grave fenomeno che ha numeri estremamente rilevanti. Lo affermano i promotori della proposta di legge Lazio Strade Sicure, i consiglieri regionali Alessio D'Amato di Azione e Marietta Ridei di Italia Viva nella nostra regione. Infatti, spiegano D'Amato e Ridei, nell'ultimo anno ci sono state 339 vittime di incidenti stradali e oltre 26.000 feriti con costi sociali altissimi. L'auspicio è che su questa legge ci sia la più ampia convergenza possibile all'interno del Consiglio regionale e che venga approvata in tempi rapidi. Si è riunito l'ufficio politico regionale della Democrazia Cristiana alla presenza del nuovo commissario regionale Lazio Sergio Marini. La riunione è stata necessaria, tra l'altro, per esaminare i falsi articoli pubblicati da giornali locali e intraprendere immediate misure legali nei confronti dell'avvocato Cirillo e del suo gruppo, che continua da tempo a ritenersi erroneamente uno dei titolari del simbolo della DC. Ad affermarlo sono i rappresentanti della Democrazia Cristiana, il commissario regionale Sergio Marini e il coordinatore provinciale Lazio Nord Marco De Caro. Si precisa nuovamente che la DC a Civitavecchia sosterrà il sindaco unico del centrodestra, concludono Marini e De Caro. Cambiamo argomento, è in programma domani mattina la camminata solidale organizzata dall'amministrazione comunale in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La partenza è prevista alle 9 al tribunale, il corteo, al quale parteciperanno anche gli studenti delle scuole cittadine, si snoderà per un tratto della Mediana, viale Matteotti, via Buonarroti, fino a piazzale Guglielmotti, con l'ingresso all'Aula Pucci, dove si svolgerà un incontro dibattito con i ragazzi al quale sono state invitate tutte le associazioni cittadine che da anni si occupano di questa problematica sul territorio. Le interviste. Una giornata dedicata al tema della violenza sulle donne, importante soprattutto per i più giovani, si parte quindi dal tribunale per arrivare poi a un convegno all'Aula Pucci. Sì, io l'ho chiamata camminata solidale. Perché? Perché proprio è un messaggio importante che noi dobbiamo dare ai giovani. È noi che dobbiamo dare un messaggio. Noi delle istituzioni ci siamo, le associazioni ci sono. Quindi qualora là avvertite qualche disagio,
consultate le associazioni, consultate lo sportello di ascolto, non pensate, ecco questo è un messaggio che lancio, domani sarà un altro giorno, vediamo che sarà, no, perché un domani con le proprie esperienze non ci potrà essere. Anche nella nostra città ci sono motivi per pensare che o emergono o non emergono in modo eclatante, comunque c'è una violenza strisciante. Ci sono in molte scuole attività purtroppo di bullismo nei confronti dei ragazzi e anche di incertezza e di pesantezza nei rapporti amorosi. Spesso non si sa che cos'è amore, ma l'amore è libertà. L'amore non può essere un controllo, non può essere, è reciprocità tra chi si ama e libertà. Questo è l'amore. Noi come consulta facciamo di tutto per prevenire e agiamo in città poi da tanti anni, ormai insomma voi lo sapete, e anzi ci tengo a dire che qualsiasi persona, qualsiasi donna, ma anche qualsiasi maschio abbia dentro di sé, possa sentire un problema di disagio, se bussa alla consulta noi una risposta la diamo. Come detto all'Aula Pucci ci sarà un convegno, il tema ovviamente è quello della violenza sulle donne con tanti ragazzi di fronte, che è poi il target che quest'anno si è deciso di dare a questo tipo di manifestazione. Certo, veniamo da una manifestazione come C'è chi dice no, quindi parliamo della terza edizione ormai di questa manifestazione, che è una manifestazione abbastanza affermata ormai qui in città. Parliamo però di un cambio di target, Antonio, da un punto di vista sì giovanile, ma centrando appunto proprio il target della radice, dare un impulso per partire ad arrivare ad una meta come quella del cambiamento e come quella dell'abolizione, dell'abolizione della violenza sulle donne, in un mondo dove le donne potranno essere salve, dove noi potremo convivere tutti insieme, si spera, in armonia e pace. La sezione FIDAPA di Civitavecchia, presieduta da Laura Maria Gurrado in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, organizza il convegno La violenza maschile sulle donne come problema di sistema culturale. Saranno relatori la dottoressa Vera Cuzzo Crea, psicologa giuridica psicoterapeuta, giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma, consigliere d'ordine degli psicologi del Lazio, autrice di varie pubblicazioni, e l'avvocato Fabio Viglione, penalista e patrocinante in Cassazione. Il convegno si svolgerà domani alle 17.30 presso la sala Giussi Gurrado della Fondazione Caricip. E si è conclusa la prima di una serie di giornate di formazione che vedrà coinvolto il Corpo di Polizia Locale, gli istruttori dell'Associazione Polizia Penitenziaria in collaborazione con il Centro Tiziano Servizi e Formazione, struttura accreditata Ares 118, hanno illustrato le manovre di disostruzione con una lezione teorica pratica al personale di Via Braccianese Claudia. Il corso ha suscitato grande interesse tra i presenti, un particolare ringraziamento va al primo dirigente di Polizia Locale, Ivano Berti, affermano dall'Appe, per aver autorizzato tutto il personale a partecipare all'iniziativa. Il viaggio della formazione salva vita continua. Una striscia di terra feconda fa tappa alla Cittadella della Musica grazie alla collaborazione con il Comune di Civitavecchia e ATCL. Domani alle 21, con la produzione originale in collaborazione con i Jets, ci sarà Amori Difficili, testi di Italo Calvino con Maria Laura Baccarini, voce, Luca Aquino tromba, Paolo Damiani contrabbasso e Antonio Iasevoli chitarra. Amore è una parola facilmente pronunciata, sfruttata, fraintesa, millantata, ma Calvino ne fa altro. In queste istantanee letterarie così magistralmente scattate, ritrae semplicemente e con l'immancabile ironia del suo sguardo personale esseri umani nelle loro imprese quotidiane, alla ricerca di una risposta impossibile, di un assoluto a cui non potranno mai dare soddisfazione. Termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma restare con noi perché tra poco ci sono le notizie della pagina sportiva. Tra poco.
Apriamo con la ginnastica artistica, sono giorni tra soddisfazioni e intensi allenamenti quelli che sta vivendo il settore femminile della SGIN. Lo scorso fine settimana Naomi Pazzon e Sofia Brocchi hanno dato lustro al gruppo di Camillo Golini e Marco Massara, comportandosi molto bene alla prestigiosa gara internazionale di Coms Laville. Ma questo è già passato, visto che nel primo fine settimana di dicembre ci sarà un importante appuntamento con i campionati italiani individuali, nei quali le civitavecchiesi dovranno farsi trovare pronte. Ascoltiamo le interviste. Siamo con le ragazze della SGIN che hanno partecipato al trofeo internazionale di Combe la Ville, sono state in Francia, eccole le vediamo, ovvero Sofia Brocchi, Naomi Pazzon. Partiamo da Sofia. Come è stata questa esperienza, perché per te era la prima volta proprio in un torneo internazionale? È stata una bellissima esperienza gareggiare con la nazionale italiana e ho fatto una gara bella. Spero che questa esperienza mi sia servita per il futuro. Quindi sei andata molto bene, ti aspettavi che potesse andare così questa gara? Sinceramente no. Ti aspettavi un pochino di meno, eri un pochino pessimista, però comunque sì, alla fine ce l'hai fatta, è andata molto bene, speriamo che possa essere la prima di una serie di gare per te al di fuori dell'Italia. Spero che io faccia altre gare con la nazionale. Naomi, per te è andata ancora meglio perché hai già più esperienza, poi sei riuscita a conquistare la finale di specialità. Ci racconti com'è stato gareggiare con importanti atlete, anche che speriamo che possano essere protagoniste a livello internazionale? Anche per me è stata un'esperienza bellissima che porterò nel cassetto. Poi la cosa più bella è che giravamo con le americane, quello era ancora più emozionante e mi sono trovata molto bene con le mie compagne di squadra, anche con le più piccoline, e ci siamo aiutate a vicenda. È stata anche l'occasione secondo me per imparare cose nuove, proprio a livello della ginnastica e anche a livello, diciamo così, di come vivere la vita con persone di alto profilo. Mi ha aiutato molto poi guardando ginnaste migliori. Quindi speriamo possa andare bene sia per i prossimi campionati italiani che per quanto riguarda anche il prossimo campionato di Serie A che poi partirà a febbraio. Speriamo che vada tutto bene e ci impegneremo molto in palestra e andremo avanti. Anche lo sport civitavecchiese sta manifestando contro la violenza sulle donne, argomento principe di questi giorni dopo il femminicidio nei confronti di Giulia Cecchettin, in previsione della giornata sul tema prevista per sabato. In occasione del derby di pallavolo di prima divisione tra Civitavecchia Volley Academy e Pallavolo Civitavecchia, le giocatrici delle due squadre si sono presentate in campo insieme con un disegno a riguardo sulla gamba di ogni ragazza. Avversarie in campo, si legge nella nota congiunta, ma unite nel ribadire oggi più che mai un no netto e determinato alla violenza contro le donne. Il risultato sportivo è ben poca cosa in questi casi, ci interessa più l'aspetto umano e quanto accaduto a Giulia ha ben poco di umano. Per la cronaca hanno vinto le rossoblu per 3-0, a dire no alla violenza sulle donne è stata anche la Nautilus di pallanuoto attraverso una foto di squadra e degli striscioni che esprimono bene il concetto. L'amore non picchiano, non picchia, affermano dal club verde-azzurro, l'amore non umilia, l'amore vero non uccide. Le nostre atlete della 2, l'under 18, l'under 16 e tutto lo staff della Nautilus sono contro la violenza oggi e sempre, nel ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le donne uccise. Pugilato, ritorno sul ring per l'Action Gym. Domenica il gruppo Civitavecchiese combatterà alle stelle del ring di Arezzo, dove rappresenteranno il Lazio. Una bella soddisfazione, visti i risultati ottenuti nel 2023, con gli atleti pieni di gioia e gratitudine per questa possibilità, considerati gli impegni giornalieri in palestra tutti i giorni. Stiamo lavorando bene e stiamo riportando la box ad alti livelli, commenta il maestro Angelo Rizzo. Saliranno sul ring Daniele Biferali, Diego Matteucci, Damiano Rizzo. Andiamo ad Arezzo per vincere, siamo sicuri delle nostre potenzialità, siamo la nuova generazione pugilistica civitavecchiese. Ok, le sniperine CRT tenteranno nuovamente la conquista della Coppa Italia e nuovamente contro l'HC Milano. Si sono giocati i due giorni validi per l'accesso alla finalissima e nel gruppo A il Milano ha avuto la meglio di Vicenza e Torre Pellice, mentre nel gruppo B la Cibus Skating ha vinto con merito contro Ferrara per 6-1 e contro Bonporto per 10-1. Il concentramento si è giocato in quel di Bonporto, esordio assoluto per la 15enne Vanessa Moretti, in rete Novelli per 4 volte, doppietta di Raia e Succi, a segno anche Giannini e Barocci.
Chiudiamo con una notizia di mountain bike, fine settimana da spettacolo per i fratelli Tarallo in occasione dei campionati regionali giovanili di ciclocross. A San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, Sara Tarallo si è laureata campione nella categoria juniores, portando in alto il nome della sua squadra, la Salus Seregno. La biker civitavecchiese si è confermata dopo il successo di due settimane fa a Sermoneta. A conquistare il titolo nella sua categoria è stato anche Andrea Tarallo, che conferma la sua crescita sempre più importante. Bene, come detto, era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.